Benvenuti in questa terza puntata sullo scattering. Come promesso nell'ultima puntata, riprenderemo il teorema ottico visto dai principi generali, dal formalismo generale, dello scattering. Allora, scriviamo. Teorema ottico. Allora, i due oggetti principali che ci serviranno per i nostri calcoli sono la matrice S. La matrice S è definita così, come lo stato in, prodotto scalare con lo stato out. Chiamiamo alfa, anzi beta e alfa, l'insieme dei numeri quantici che identificheranno lo stato, che in questo caso prima avevamo usato la base dei momenti, delle tre componenti dei momenti, oppure la base del momento angolare dell'energia e della terza componente del momento angolare. Ora mettiamo un alfa generico per identificare i numeri quantici. Questa matrice a volte è definita anche così, come φ di beta. Operatore S φ di alfa, dove φ di beta e φ di alfa sono gli stati di particella libera. Come sappiamo, gli stati in e gli stati out, se noi andiamo a tempo per lo stato in, che è lo stato più, se andiamo a tempo meno infinito, l'andamento asintotico è proprio quello di particella libera. E così per lo stato out, se andiamo a tempo più infinito, l'andamento asintotico è proprio quello della particella libera, che indicheremo con φ in tutto il formalismo. Quindi, questo oggetto va abbinato all'altra matrice importante in questa teoria, che è la matrice T. Qua possiamo mettere gli indici beta alfa. T più o meno di beta alfa è definito come lo stato di particella libera φ beta potenziale e lo stato in o out di alfa. Questa è la matrice T. Vedremo che la matrice T e la matrice S sono legati da una relazione molto importante. Ma vediamo un attimo le proprietà della matrice S. La proprietà principale è quella dell'unitarietà. L'unitarietà della matrice S si scrive così, come l'integrale di d beta di S di beta alfa stara per S di beta gamma, perché stiamo integrando in beta. Questo è uguale alla delta di alfa meno gamma. Ovviamente questa è una delta di Dirac perché siamo su stati continui. Questa qua è l'unitarietà della matrice S, è quella che ci servirà per dimostrare il teorema ottico e come significato fisico è proprio quello che la probabilità uno stato in, di un, che un qualsiasi stato in finisca in un qualsiasi stato out deve essere 1, e questa è l'unitarietà, che in generale è l'unitarietà della meccanica quantistica e della probabilità. Quindi, scritto questo, l'altra relazione importante che ci serve è l'equazione di Lippmann-Schwinger. L'equazione di Lippmann-Schwinger è definita così: psi di più o meno di alfa è uguale a lo stato di particella libera, φ di alfa, più l'integrale in d beta, t di beta alfa più diviso e alfa meno e beta, più o meno sarebbe più i epsilon, ma definiamo anche, abbiamo definito insieme lo stato meno, quindi più o meno, per lo stato di particella libera. Questa è l'equazione di Lippmann-Schwinger. Usando questa proprietà, insieme all'unitarietà e cambiando base dalla base di alfa alla base di beta, quindi di due set di numeri quantici, troviamo la relazione che lega S a T, S a T, che è la seguente. Allora, questa era Lippmann-Schwinger. La relazione tra S e T è la seguente: beta alfa uguale la delta di alfa meno beta meno 2 pi greco i la delta di e alfa
meno e beta per la matrice T di beta alfa. Questa è la conservazione dell'energia e questa è la relazione tra S e T. Questa è la relazione che insieme all'unitarietà della matrice S ci permetterà di ricavare il teorema ottico. Allora usiamo proprio l'unitarietà, quindi scriviamo che delta di alfa meno gamma, che è uguale all'integrale di d beta di S beta alfa star S beta gamma. Allora, questa era la nostra relazione di unitarietà, sviluppiamo con questa relazione, quindi dobbiamo sostituire, sostituire questo prodotto di beta per, abbiamo delta di, qua abbiamo beta e alfa, delta di alfa meno beta, meno 2 pi greco i delta di e alfa meno e beta, per t di beta alfa più, e di questo dobbiamo fare il complesso coniugato, quindi il complesso coniugato ci mettiamo un più qua e una star qua, t più di star, basta, per il prodotto andiamo a capo, per delta di, questa volta abbiamo beta e gamma, delta di gamma meno beta. Questa volta non c'è nessun complesso coniugato, prendiamo meno 2 pi greco i, delta di, abbiamo e gamma meno e beta, per t di beta gamma più. Ora, se vogliamo, dobbiamo fare i vari prodotti misti, no? Dobbiamo fare questo prodotto. Quindi, allora, abbiamo che la moltiplicazione delle due delta viene, me ne dà un'altra ed è la delta di direi alfa meno gamma. Poi dobbiamo fare i vari prodotti misti, ricordiamoci che c'è sempre un integrale, quindi iniziamo moltiplicando, viene più integrale di d beta di 2 pi greco, 2 pi greco i lo potremmo portare fuori, 2 pi greco i meno 2 pi greco i, qua abbiamo delta di e gamma meno e beta, per delta di alfa meno beta, per t di beta gamma più. Abbiamo raccolto un meno, quindi siccome l'altro prodotto misto è quasi identico, dobbiamo fare t. Allora, t di fammi vedere qua. Abbiamo 2 pi greco i t di beta alfa, alfa meno gamma meno 2 pi greco i delta di e alfa meno e gamma, no. No, mi fermo un attimo. Okay.